Domenica sera, nella chiesa di San Benedetto, l'arcivescovo Monsignor Zuppi e il presidente della Pontificia Accademia per la Vita, Monsignor Vincenzo Paglia, sono intervenuti nell'ambito di un dibattito promosso da Mensa, il Festival del Pensiero Ospitale. L'evento internazionale, ideato dall'associazione APUN insieme ad alcuni dipartimenti dell'Università di Bologna, ha avuto come tema quest'anno Futura Umanità. Monsignor Paglia ha parlato dell'isolamento che le persone stanno costruendo sempre di più intorno a loro, facendo riferimento a quanto scritto nel suo ultimo libro Il crollo del noi. È il crollo della mensa, è il crollo del convivere, è il crollo del dialogo, è il crollo del confronto. Perché? Perché c'è una cultura maggioritaria che ci spinge tutti ad essere soli. L'io sembra essere il padrone della storia, di una cultura e mentalità che non concepisce altro che se stessi. Oggi assistiamo così a una crisi dello stare insieme, ha detto ancora Monsignor Paglia. Partiti e forme associative sembrano essere esauriti. Anche le relazioni in famiglia nelle comunità sono purtroppo oggi rovesciate. Si parte sempre dall'io e non più dal noi. Il populismo è questo. L'io assoggettato a se stesso, la famiglia. Se mi sta bene, se mi soddisfa, quando finisce l'amore, l'amore. I figli sono secondari. La città, che prima era una societas plurale, è diventata una città scandinata, un quartiere contro l'altro, una regione contro l'altra.